Sono scienziati! Ciao scienziate! Io sono Molly! Io sono Cristina! Io sono Marina! E questa è... Scienza Divertente! Oh, per l'esperimento di oggi ci servono dei semplicissimi ingredienti. Un barattolo con dell'acqua. Dell'acqua acquosa. È acqua? È sì, acqua. È acqua! Ok! Poi ci serve una pirofila, comunque un contenitore trasparente, bello ampio, ok? Chiaro. Potete farlo anche nella vasca da bagno, se ci in realtà, potete fare questa prova anche nella vasca da bagno. Davvero? Certo. Pongo. Del pongo, quella plastilina. Non è fondamentale che sia di vetro il barattolo, ma di vetro riusciamo a vedere bene quello che succede. Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto usiamo da parte la pirofila che ci serve dopo. Me la poggi lì per favore, grazie perfettina. A terra. Ci servirà dopo. Pongo, vi do un pezzettino di pongo a testa. Io con l'arancione. No, tutte e due avrete un po' di giallo e un po' di arancione. Dovete fare, ragazzi, due palline perfettamente uguali, una gialla e una arancione. Ok? Quindi un pezzetto arancione. Giallo e un pezzetto giallo e un pezzetto arancione e un pezzetto arancione. Ovviamente, se vi rendete conto che vi ho dato troppo arancione e poco giallo, toglietene un pezzetto, devono essere il più uguale possibile queste palline, ok? Le provo a fare anche io, va? Ho fatto un trapezzino. Un trapezzino? No, non lo mangiare! Ti serve la pallina! La pallina, pallinina, pallinina, pallinina. Adesso devi mettere una canzone sulla pallina. Ok. L'hai appena cantata. Sono una pallina molto molto carina. 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 Pallina! È venuta. Ragazzi, ma gli manca qualche rotella? Perché? Una pallina mi mancava, adesso ce l'ho però. Sì, gli manca qualche rotella, mi sono detta. Allora, adesso pallina numero 2. Sono una pallina molto molto carina. Sono una pallina molto molto carina. Carina. Pallina. No, mi diventa un po' male. Che dite? Sono uguali? Guardate un po', sono abbastanza simili. Ci potrebbero andare bene, eh? Che dite? Non come vanno le vostre? È male, io stiamo modellando l'arancione. Ok, considerate che se fate la mossa della canzone, della pallina, te la pallinizzo ancora di più? Sono una pallina molto molto carina. Okay. Ragazzi, ma questa è pazza! Veramente. Quella arancione, ah ok, ti pallinizzo anche questo, una pallina. Ok, aspetto le vostre palline arancioni. Tu quale hai fatto l'arancione? Quella gialla. Oddio, non me lo ricordo. Quella gialla. Quella gialla? Sì. Poi c'è tutto perché. Vero? Hai ragione, mi presteresti il tuo nome? Io sono Ok, io sono Smemorina. Mi vuole rubare il posto! Allora, come vanno le palline? Stiamo lavorando. Quelle mi sono uguali. Fammene vedere. Fammene vedere. Ok, vanno bene. Benissimo. Fammi vedere la dimensione. Bravissima, togliene un pezzetto. Oh no. Allora, visto che le vostre palline gialle sono già pronte, andrei ad utilizzare le palline gialle. No, decidiamo. Allora, tu che colore vuoi dare? Vuoi sacrificare per primo? Giallo o arancione? Ok. Voi arancione, io provo il giallo. Secondo voi,
Tieni la tua, lo facciamo insieme. Tieni la tua. Secondo voi, se mettiamo le palline in questo baratto, le palline galleggeranno o andranno a fondo? Galleggeranno. Rimangono su? Andranno a fondo. Non lo so. Proviamo, pensiamo. Tu che dici? Andranno sotto. Secondo me galleggiano. Proviamo? Vado io? Avevate ragione voi. Sono proprio andate giù sul fondo. Quindi questa cosa ci dimostra che la plastilina è sicuramente più densa dell'acqua o è meno densa? Più densa. È più densa, infatti è andata giù. Ma secondo voi, adesso mi serve la piropila perfettina. Questo lo spostiamo un secondo. Oddio. Attenta. E mi serve dell'acqua da riempire. Oh, grazie mille, grazie mille. Ci abbiamo una bottigliona d'acqua. Una mega bottigliona d'acqua. Riempite la piropila con tanta acqua. Se lo state facendo nella vasca da bagno, riempite tutta la vasca da bagno. Adesso che dobbiamo fare con la pallina che vi è rimasta? Avete la gialla, gialla, io l'arancione. Costruite con la stessa pallina una specie di barchetta. Cioè fate il sederino della barchetta, ok? Una conchetta praticamente. Avete visto le barchette che hanno la vela sopra, quelle che si disegnano, no? E sotto hanno dove ci si mettono le persone, no? Sono un po' così. Proviamo a fare quella forma lì con la nostra pallina che ci è rimasta. Fatto. No, falla bella piatta, proprio come se ci dovesse entrare qualcuno. Delle formichine. Ecco, delle formichine vogliono andare in crociera, in barca. Allora adesso proviamo a posizionare sulla nostra acqua in maniera molto delicata lo stesso quantitativo di plastilina di prima. Prima però era a forma di palla. E adesso stiamo avendo una forma di barchetta. Ok, vediamo un po' se cambia qualcosa. Aspettate. C'hai fatto entrata l'acqua lì, per quello è affondata. Vedi un po'. Attenzione, perché se lo andiamo a appoggiare così, guardate che succede. Aspettate, guardate che succede, prima facciamo. Non dovete metterla per verticale, ma appoggiarla per orizzontale. Sì. Benissimo, anche questa qui galleggia. No. No, perché c'è entrata l'acqua, la dobbiamo semplicemente fare più a conchetta. Vai, prova, piano piano. Lascia. Ecco qui, stanno ecco. Se fai così c'entra l'acqua e cade. Allora, che cosa è successo, ragazzi? Stiamo sperimentando con il principio di Archimede. Diciamolo insieme: principio di Archimede. Vi sei divertita? Vai, mentre voi fate delle nuove forme, io vi racconto che cosa è successo. No. Il principio di Archimede ci dice che un corpo, la nostra plastilina, immersa in un fluido, quindi l'acqua, riceve una spinta dal basso verso l'alto pari in intensità al peso del fluido spostato. Quindi che succede? Che avendo messo la pallina, cioè la plastilina sotto forma di pallina, occupava meno spazio nel lato, quindi quella è andata giù. Con questa forma possiamo anche dire che sopra la nostra plastilina c'è l'aria. L'aria è più densa o meno densa dell'acqua, secondo voi? Se sta a galla, l'aria è più densa o meno densa? Più densa. Meno densa. Meno. È meno densa e quindi galleggia. Noi stiamo facendo tantissime barchette, ragazzi. Provate con la plastilina a fare varie forme e vedere quando va giù oppure quando rimane a galla. Fateci sapere che forme avete fatto. Iscrivetevi al canale per scoprire e rimanere aggiornati su tutti i nostri video. E mentre ormai Perfettina l'abbiamo persa nelle sue forme, Perfettina tutta a posto, ti lasciamo qui? Perfettina. Niente, ragazzi, è andata così. Perfettina, andiamo a chiudere il laboratorio?
Ok, chiudiamo il laboratorio. Vai tu. Mi stanno lasciando da sola. Ragazzi, iscrivetevi al canale, vi ricordo la cosa più importante di tutte. Pronti? Partenza! Scienza! Ragazze, vi riporto all'ordine. Secondo me, vince Pro. Dai, prof, no! Sì, prof, non c'entra niente! Lo dici tu, senza prof qui non riusciremo a fare neanche un esperimento! Il principio di Archimede dice che un corpo, quindi la nostra plastilina, immersa in un fluido, riceve una spinta pari all'intensità...